Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui oggi con Commandos 3 HD Remastered, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Dunque, nello scorso episodio ragazzi abbiamo fatto un tutorial che tutto sommato diciamo che tra virgolette è andato anche non tanto bene, però comunque sia è anche attendibile come tutorial. Io direi di mettere un attimino da parte il tutorial e di concentrarci direttamente sulla campagna. Dunque abbiamo Europa centrale, Normandia, Stalingrado, quindi abbiamo tre mappe diverse. Noi possiamo sceglierne in una mappa, ne sono 2, 4, 6, diciamo che Normandia possiamo scegliere quello che vogliamo. Modalità originale, recluta, no, per il momento mettiamo modalità originale perché sennò va a finire che faccio danni. Stalingrado no, non mi piace. Direi di iniziare quantomeno dall'Europa centrale e infiltrarci nella stazione. Raggiungi la stazione senza far scattare l'allarme. Ragazzi, mi faccio il segno della croce perché... Ci sono giunte informazioni che dicono che i nazisti stanno cercando di spostare opere d'arte di valore inestimabile dalla Francia occupata alla Germania. I famosi musei di Parigi e di altre grandi città sono desolatamente vuoti. Questo prezioso carico è attualmente diretto verso una piccola città e da lì verrà poi trasferito a Berlino. Se i nazisti riusciranno ad attraversare la frontiera, tutti questi capolavori andranno irrimediabilmente persi. Sennevold, fino a pochi giorni fa un'insignificante stazione ferroviaria. Oggi però è uno dei luoghi meglio difesi dell'intero Reich. Unità scelte della Wehrmacht proteggono la zona con il rinforzo di alcuni elementi della prima divisione Waffen-SS e della Gestapo. I nazisti hanno organizzato un perimetro di sicurezza con centinaia di soldati di guardia. Le ultime spedizioni delle opere d'arte stanno arrivando alla stazione, mentre ieri è comparso un treno blindato. Siamo certi che il convoglio partirà alla volta della frontiera entro poche ore. È chiaro che non possiamo assaltare il treno dal cielo, per cui dovremo mettere in atto un piano rischioso. La tua missione sarà quella di portare alcuni uomini all'interno della stazione per farli salire di nascosto sul treno, pronti a prenderne il controllo dopo la partenza. Dopo alcuni chilometri sarete raggiunti dalla resistenza, che vi aiuterà a trasferire il carico verso un punto di raccolta sulla spiaggia. Ok, dunque abbiamo ascoltato anche quello che c'era scritto. Dunque, vediamo un attimino, premi per... Dio mio, smetterà mai di piovere? Guarda. Non parlare del fango, sono ricoperto. Comincio ad averne davvero abbastanza, dovremmo darci una mossa. Non così presto. Se qualcuno dà l'allarme, la nostra missione è fallita. Ma certo, la missione prima di tutto. Ok, ho capito, e comunque con tutti questi soldati in giro io non mi preoccuperei della missione. Mi preoccuperei più della mia pelle. Ora basta parlare, pensiamo a salire su quel treno. Prima però dobbiamo trovare un modo per penetrare nella stazione. Ok, allora infiltrati nella stazione. Non è una cosa abbastanza facile però, eh. Iniziamo a spostarci per vedere quanti nemici abbiamo. Ne abbiamo uno qui, uno sulla torretta e un altro che viene di qua. Dunque abbiamo il ladro e la spia. Poi abbiamo un'altra torretta qui, un altro soldato qui e uno che fa avanti e indietro qui. Bene, io direi di iniziare prima ad eliminare questo. Il suo campo visivo arriva fin qui, però naturalmente quando si gira arriva qui. Mentre invece quello lì dell'altro soldato sulla torretta fa soltanto destra-sinistra. Questo qui invece fa soltanto destra-sinistra anche lui. E diciamo che potrebbe andar bene anche il ladro. Dunque, vediamo un attimino. Per distrarre un soldato di grado inferiore, seleziona l'opposita opzione nell'interfaccia e clicca sul soldato. Quindi sarà subito distratto dalla sua occupazione e tu potrai ordinargli di spostarsi o di guardare in una direzione specifica. Solo la spia può farlo. Se selezioni il ladro, può anche abbattermi il tipo. Dobbiamo vedere in quale punto
il soldato arriva. Come vuoi, signore. Dunque, io direi di farlo arrivare fin qui, perché il soldato arriva qua. Però, quando lui ritorna indietro, si sposta qui e si ferma, naturalmente. Però qui ci sta l'altro soldato. Mi sa che dovrei darmi una mossa. Anzi, aspettate un po' una roba. Se io, ad esempio, prendo la spia e la porto qui. Anzi, la faccio... Forse magari no. Forse mi sa che ho un piano. Aspetta, forse mi sa che ho un piano. Vediamo un attimino. Se io tiro il pacchetto di sigarette qui... No, cavolo, sta arrivando l'altro. Ma pensate, mi sa che ho sbagliato tutto nella vita. Riavvia. Sì, perché purtroppo ho fallito. Ho fallito e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Il soldato, il ladro, scusate. Dunque, il ladro ha un kit di pronto soccorso, delle scale portatili, un pacchetto di sigarette e delle chiavi. Allora, ok, questo qui è quello là di prima, va bene. Magari il ladro passasse alla spia. Anzi, se la spia passa le sigarette al ladro, che forse magari sarebbe anche una cosa buona. Perfetto. E così il ladro adesso ha ben due pacchetti di sigarette. Il che significa che dovremmo quantomeno distrarre la guardia. Però se la guardia questa qui arriva fin qui e lui mi arriva qui, io posso farlo arrivare qui. Vabbè, mo ormai si è già girato. Pensa tu, pensa tu. Dunque, Grimaldelli S. Allora, aspetta un attimo, forse magari... Vai, prendi due pacchetti di sigarette e inizia a spostarti pian pianino fin qui. Magari cerchiamo quantomeno di capirci qualcosina. Sì, perché se no altrimenti non riesco a farlo arrivare. E che cavolo, ma sempre... Aspetta, resta qui, va bene. Oh cavolo, no, niente. No, riavvia tutto, perché purtroppo non riesco a iniziare. Seleziona la spia, però il problema è sempre... Come vuoi, signore? No, dove vai? Fermo. Però il problema è sempre lui, giusto? Perché lui, arrivando fin qui, mi vede anche lui. Adesso è la volta buona che lo posso... Aspetta, ma io di qua posso anche... No, non posso passare io di qua. E questo potrebbe essere un problema molto grosso. Ragazzi, mi sa che devo fare una cosa molto molto veloce. Perché vedete che lui sta poco qui per ritornare indietro? No, aspetta. No, niente. Ce l'avevo quasi fatta, soltanto che purtroppo... dov'è che sta? Ci sta l'altro soldato qui. Dov'è? Eccolo qui. Un altro sta qui. Che quello è la cosa più brutta. Quella è la cosa veramente tanto brutta che veramente non riesco a fare. Dunque, allora, puoi utilizzare un soldato di grado inferiore selezionato... ok. Però io non vorrei distrarlo. No, non riesco. Non riesco perché purtroppo sta veramente tanto tempo. Perché io dico una cosa, no? Come cavolo fa lui a vedere il pacchetto di sigarette se io gliel'ho tirato a lui? Che quello è il problema. Vedete, perché se io lo lancio qui... no, non va. Non va... Quali sono gli ordini? No, ragazzi, non lo so. O sono io che sono un attimino un po' troppo impanicato. Provo anche... No, vabbè, lui farlo fuori mi sembra una cosa troppo eccessiva. Perché se no... Lui lo devo stordire qui, in questo punto. Perché se lo stordisco qui se ne accorge lui. E riavvia per l'ennesima volta. Ridammi la spia qui. No, non devi passare da qua. Non devi passare di qua. Devi stare qui. Se lo deve fare lo deve portare di qui. Allora aspetta, deruba il soldato nemico D. Che senso, scusa? Non va.
Non va per niente bene questa cosa qui. Ah, perché non può passare lui di qua. Ecco perché. Ah no, aspetta. No, no, no. Può passare come? Non è mai vero nella vita. Aspetta, resta qui. Allora, vediamo un attimino com'è che... No, dove vai? Resta qui. Cioè, ma è veramente così tanto complicata sta cosa? Perché, come detto, se ammazzo lui qui, se ne accorge l'altro. Se lo ammazzo qui, se ne accorge lui. E che cos'è? Mannaggia la miseria. Ragazzi, in un modo o in un altro dobbiamo uscire da sto buco, se vogliamo dirla così. Però, come detto, mi sembra anche abbastanza... No, 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 niente, niente. No, ma come cavolo ha fatto lui a vedere il pacchetto di sigarette? Come cacchio ha fatto lui a guardarmi il pacchetto di sigarette? Cioè, ma non l'ho mica capito io, eh. No, aspetta, 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 eccolo, eccolo, eccolo. Dai, 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 dai. Torna qui, torna qui, torna qui, torna qui, torna qui. Ok, l'abbiamo imbavagliato, oh santo Dio. Aspetta perché se ne è accorto un altro. Se ne è accorto un altro, aspetta. Dai, 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 dai. Ce l'avevo quasi fatta. Dunque, allora, aspetta, carica la partita. Infiltrati, addestramento, infiltrati. Sì, ci ero quasi... Se ne è accorto lui, se ne... Ah, ecco perché. Signori, io faccio... Torna qui, torna qui, torna qui. Dai, su. Uno ce l'abbiamo, dai. Tanto non penso che lo possano vedere. Com'è che facevo a trasportarlo a lui? Mi sono dimenticato. Sono onesto. No, non era di ruba. Aspetta. No, non lo vedono perché è qua dietro. A posto. Dunque, vediamo un attimino. Per cui sì. Aspetta però. Ma io la posso indossare questa qui? Allora, zaino. Vediamo un attimino. Mi sa che io non la posso utilizzare però, eh. Perché no, scusa? E lui invece? La spia? La può indossare? Se magari il ladro gli passa... Ok, aspetta. Ma scusate, com'è che gli faccio a far cambiare? No, c'è qualche... C'è quel quadro che non cosa. Mi sa che loro non la possono cambiare. Ah sì, aspetta, uniforme regolare G. Mi sa che loro non la possono indossare. Cavolo, sarebbe stata una cosa abbastanza buona. Almeno... Riuscivo quantomeno ad avanzare. Cavolo, però devo dire che veramente è tanto tanto lunga, eh. Allora, vediamo un attimino, facciamo così. Se io passo di nuovo al ladro e vado verso la spia, esci. Un attimo solo, ragazzi, ci sto lavorando. Ci sto lavorando un attimino. No, niente, non cambia. No, ragazzi, non cambia. Non mi va a cambiare uniforme. Dunque, allora, la tecnica è sempre la stessa. Devo cercare... Aspetta. Uniforme, eccola qui, aspetta, eccola. Vediamo un attimino se riesco. Però prima di avanzare, mi sa che cos'era, F5 partita salvata. Dunque, vediamo un attimino, riesco, anzi, prima di fare sta cavolata, vediamo un attimino, facciamo così. La lascio. Signore? Dammi la spia e indossala. Ok, lui credo che dovrebbe andare bene perché lui cammina un pochettino più lento degli altri. Che comunque io cercherò quantomeno anche di spiazzare lui, il soldato. Allora, facciamolo arrivare fin qua. Se tutto va come deve, mi sa che mi hanno sgamato. Triscia barra spaziatrice. Allora, se provo a distrarlo... Aspetta. Ok, quindi lui adesso sta guardando. Anzi, se lui magari vediamo un attimino. Lo faccio guardare di là. Mentre invece, qui che ci sta l'altro soldato. Al tuo servizio. Se io vengo di qua, vediamo un attimino di far parlare anche il tipo. Ok. Però non posso consumare tutte quante le siringhe. Tutte quante non le posso consumare. Ok, fucile. Très bien. Salvami la partita e stiamo a posto. Oh merda, aspetta. Aspetta, aspetta. Oui. M'hanno fregato, aspetta. Uh-huh. Ma se ne è uscito di scena? Allora, guarda, se ne è uscito di scena... Actung, guarda di là.
Sì, se ne è uscito di scena l'altro tipo. Meglio così. Lo so, ragazzi, stiamo leggermente di più, però... Al tuo servizio. Non fa niente. Ma aspetta un attimo, scusate, ma non posso veramente... Okay. Dunque, se tu ti togli i vestiti e li passi a lui, prenditi il vestito. Vediamo un attimino se... Riesco... quantomeno ad avanzare. No, perché sapete che cosa? Perché lui cammina molto più veloce rispetto ad altri. Infatti. Niente. Carica la partita. Vediamo un attimino. Infiltrati. Dovrebbe essere questa. Vai, 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 vai. Portalo qui, portalo qui, portalo qui. Lascialo. Perquisisci. Ok. Alzati prima che arriva qualcuno e ti sgama. Tanto lui pure che viene sorpreso. Lo stesso se ne esce di scena, diciamo così. Dove vai? Vieni qua. Però non posso consumare tutte quante le siringhe per sti tipi. Cioè non ci fai niente. Cavolo. Ecco perché... La spia è più adatta. Dunque, allora. La mappa. Madonna, guarda qua quanti cavolo ce ne stanno. E vabbè, però io, scusate, il treno. Dov'è che vado a prenderlo, sto treno io? Allora, campo visivo, visuale, guida. Raggiunge la stazione senza far scattare l'allarme. Bussola, bazooka. Ma scusate, ma sta stazione dove sta? Qual è questa? Ah no, è questa la stazione. E vabbè, ma una volta arrivati qui alla stazione, che cos'è che dovrei fare? Scusate. Vogliamo provare ad avvicinarci? Magari vediamo un po' se non mi dicono niente. Tanto lui... Oh! Vabbè, ma come cazzo... No, niente ragazzi, niente. Mi sa che... Mi sa che passeremo veramente tanto tempo a farci un sacco di vie e vai, vai e vieni. Secondo me così non potrà mai andare bene. Sergente della Gestapo. Soldato. Anzi, aspetta, vai qua. Entra. No, che fucile. Ma lascia perdere. Ci penso io. Ok. C'è qualche cosa che posso recuperare. Ok. Quattro. Perfetto. Uniforme da ufficiale, bene. Finestra. Vado subito. Porta. Ok, mi sono vestito da ufficiale. E quindi vediamo soltanto un po' cos'è che succede vestito da ufficiale. Salvami la partita. Ma come allarme? Ah, perché ci stanno i sergenti della Gestapo. Ecco perché. Signori, qua si fa molto molto più complicato del previsto. Sappiatelo. Sottufficiale, scusi. Ma com'è che faccio per il... Cacchio. Metti questo. Madonna mia, madonna che spavento. Vai, vai. Sottufficiale. Ma scusate, ma sto sottufficiale, dove sta? Eccolo qua, dove sta? Al tuo servizio. Ma... ufficiale. Però scusate, io che tipo di uniforme nemica
No. Ci penso io. Oui. Aspetta, no, dove vai? Oui. Vieni a parlare con il tipo. Oui. Ok. Ecco perché, ci stanno quelle là della che... E no, niente ragazzi. Non ce la facciamo, Cacchio, niente. Famo così, rientra qua dentro, va. Prima che... Ok. Oui. Niente ragazzi, niente. Io arrivato a questo punto direi di concludere qui questo nuovo episodio della serie di Commandos 3 HD Remastered. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto qui nei commenti. E mi raccomando, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video. E noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.